Vedete, ieri abbiamo puntualizzato il fatto che in ogni comune del circondario, e credo non solo, in ogni comune d'Italia, in questo periodo i cimiteri rimangono aperti tutta l'intera giornata, ma a parte il fatto che addirittura generalmente è normale, cioè è normale così, non solo nel periodo estivo. Io ricordo che nel comune di Partenico il cimitero si apriva sia di mattina che di pomeriggio, ma non so per quale miracolo, non so per quale problema, non so per quale direzione del personale, questo a Partenico è stato annullato, c'è poco Covid, c'è poco, mancano i cristiani, qua, insomma ci sono sempre tanti problemi a Partenico, specialmente anche quando c'è una direzione di un settore. Onde ci sono cristiane che manco fossero buone per capocondominio, ma quella è un'altra storia, diventa tutta un'altra storia. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando ovviamente che ci avviciniamo a quello che è un giorno molto importante, che è il ricordare i propri cari che non ci sono più, il giorno dei defunti. E a partire da lì abbiamo saputo che purtroppo continua il cimitero a rimanere aperto solo di mattina, e vi ricordo, già ve l'ho detto, a parte di cosa può morire solo la mattina e prima repensione, perché cosa ha saltato un momento del pomeriggio, un trase, trase l'indomani. Cioè ci sono delle cose che in nessun paese normale sarebbero, diciamo, potabili, passabili, ma a parte di cosa si può passare di tutto. A parte di cosa si può passare che il cimitero, come vedete, ci sono tante persone che stanno preparando, pulendo quelle che sono le cappelle, le tombe dei propri cari, proprio in vista della ricorrenza. E all'una se ne andanno a chiesa, a parte il fatto che a Monnizza e a Tinchietè è un nieghe, perché il personale del cimitero, uno, non è bastevole, due, non sappiamo cosa fa e che cosa non fanno. Tre, qua dentro addirittura viene la spazzatrice della Dasti, viene a pulire la Dasti, c'è emergenze di tutti i tipi e di tutti i colori, ma non interviene nessuno. Per cui dovete sapere che in questo paese, usciamo fuori dal cimitero, in una strada, se c'è. No, no, ma ne parliamo fuori perché sinceramente mescare il sacro con il profano non vale completamente la pena. Io mi fermo dicendo che giorno 1 e giorno 2 il cimitero rimarrà aperto di mattina e fino al pomeriggio. Per tutti gli altri giorni non è consentito, perché sicuramente manco personale e chi dirige o personale non sa trovare una persona chi grappa in cui un catenazzo, perché a parte lì cosa mi ha ridotto da così. E allora i candidati sindaci c'è da mettere sempre e comunque in evidenza che chi dà la prima cosa che non funziona, a parte lì, sapete che cos'è? Il suo cuore, il suo polmone, c'è la macchina. La macchina non funziona perché è diretta male. Una ha fatto né tagliando e manco manutenzione. C'è né cristiani, ci sono quelli che travagliano e che fanno il proprio dovere, ma la maggior parte sono tutte lagnose, imboscate e che cercano di rompere niente. Questo è un serio problema al comune di Partenico. Ci interessa una cosa solo: 27, il 27, del resto non gliene frega niente. Thank you.